Con l'aiuto di questo video vedremo quali sono le misure da attuare per il trasporto, la distribuzione e la somministrazione dei pasti ai pazienti. Il pericolo principale sono i batteri e i germi che possono trovarsi sul tuo corpo e che puoi trasmettere molto facilmente agli alimenti. Ecco perché l'azione di lavarsi le mani risulta essere di enorme importanza. Devi ricordare di farlo sempre prima di entrare nei locali dove sono presenti le sostanze alimentari, prima di iniziare a manipolare il cibo, dopo aver mangiato, dopo esserti soffiato il naso, dopo essere stato in contatto con dei rifiuti o essere andato in bagno. Ottima alternativa all'acqua e sapone è il detergente antibatterico senza acqua, che dovresti avere sempre a portata di mano. Anche gli orecchini pendenti, i gioielli, le spille, gli orologi, lo smalto, le unghie finte o ricostruite potrebbero essere veicolo di infezione. Prima del tuo turno è sempre bene toglierli. Se sei raffreddato, evita di distribuire i pasti e tieni coperte le piccole ferite con cerotti e guanti. Oltre all'igiene personale, è importante che le superfici e i piani di lavoro siano sempre perfettamente puliti, perché gli alimenti sono facilmente contaminabili. Prima di procedere alla somministrazione, assicurati che i pazienti siano in una posizione corretta per assumere il pasto. Vediamo ora come comportarsi quando ti prepari a distribuire le pietanze. Indossa sempre una protezione sopra la divisa e la cuffia in testa. Fatto questo, puoi iniziare a portare i vassoi nelle camere, posizionandoli sul tavolo o sull'apposito ripiano del letto. Finita questa prima fase, ora puoi dedicarti ai pazienti che hanno bisogno del tuo aiuto. È venuto il momento di ritirare i vassoi. Fai attenzione! Capita spesso che i pazienti lascino sulla superficie ovatta, cerotti ed altri oggetti. Controlla sempre che ciò non avvenga, nel caso rimuovili. Ora riponi i vassoi all'interno del box termico portavivande e posizionalo nel luogo prestabilito in attesa che un assistente venga a ritirarlo. Se lavori in un reparto dove i pasti vengono serviti direttamente dai carrelli, presta maggiore attenzione. Controlla che i vassoi siano stabili ed in sicurezza. Invita le persone a non avvicinarsi troppo al carrello. Lavora sempre in coppia con un tuo collega. Una persona avrà il compito esclusivo di impiattare e l'altra persona si dedicherà anch'essa esclusivamente a servire i piatti. Non allontanarti mai dal carrello per altre mansioni. Ti ringraziamo per l'attenzione e ti auguriamo buon lavoro!